parliamo appunto degli effetti che la situazione in Afghanistan inevitabilmente sta creando e creerà, e tra queste naturalmente la sofferenza, le difficoltà dei profughi da accogliere e integrare in Europa. Ne parliamo con Valentina Castellani Quinn, produttrice con una grande sensibilità verso i diritti umani. Buongiorno, buongiorno. Diritti umani, buongiorno. Buongiorno a Una Mattina. Lei sta in particolare approntando un documentario sulla immigrazione. Quali storie ha raccontato? Sta raccontando. Parto dall'inizio. Prima di tutto sono felicissima di essere con voi in Italia. Ovviamente purtroppo siamo desensibilizzati su tutti questi argomenti, vediamo immagini di guerra, di terrorismo, di intrighi politici ogni giorno. Quando ho creato Queen Studios Entertainment a Los Angeles, venivo da un periodo molto difficile della mia vita e cercavo significati. E quando si cerca significati, bisogna dare significato. E quindi mi sono domandata lo scopo di un film, perché finora un film, un documentario ha raccontato episodi spaccati storici, spesso già archiviati, ma ad oggi in verità un film può cambiare il corso storico di una società, di un popolo, di avvenimenti politici. E per darvi un esempio, qualche anno fa ho fatto un documentario sulla pace nel Medio Oriente che ha vinto molti premi, fra quali quello dei diritti umani e il premio al Congresso degli Stati Uniti. Ed è proprio attraverso la proiezione del film al Congresso degli Stati Uniti che due nuove leggi nella protezione delle minoranze sono state create. Questo è il potere immenso che ha oggi un film. Con la stessa consapevolezza, infatti, mi sto accingendo a mettere in produzione un documentario sull'immigrazione insieme a Joblio, che è una nuova compagnia internazionale fondata in America che si occupa di immigrazione. Ad oggi il problema dell'immigrazione non è solo un problema di diritti civili e sentimenti umani, ma è anche un problema enorme di sicurezza. Specialmente guardando anche alla situazione con l'Afghanistan, ovviamente si può sentire il terrore dentro di noi di aprire queste immigrazioni e poter essere vittime di un terrorismo radicale che a volte sussegue l'immigrazione di alcuni popoli, ovviamente. Quindi siamo un po' divisi fra quel sentimento umano di aiutare e la paura. Con Joblio e questo documentario vedremo che invece questa piattaforma digitale che è Joblio, che attraverso un sistema di sicurezza con l'Interpol e dei contratti con i vari governi internazionali, crea una situazione molto diversa. Infatti il documentario vedrà la storia di alcuni ragazzi che si accingono a iniziare quello che è chiamato il cammino della paura, il cammino dell'immigrazione, che è un cammino che purtroppo ad oggi globalmente ha dato atto al business più lucrativo del mondo, quello del traffico umano, dell'abuso dei bambini, dei minori, dell'abuso delle donne e degli organi, dell'abuso del traffico degli organi, eccetera. Ma con Joblio questo cambierà e quindi vedremo un altro tipo di realtà, un altro tipo di cammino. E la cosa più importante, attraverso il film, ma attraverso anche a questa piattaforma digitale, è creare un nuovo standard di diritti umani, sì, ma anche di sicurezza nel mondo. Ma non c'è dubbio che insomma, mantenere sempre l'attenzione dei media dal punto di vista delle produzioni cinematografiche, documentaristiche e anche banalmente giornalistiche, certo, no? Serva, diciamo, a creare delle consapevolezze in più nella popolazione, dice bene, insomma, la divisione nel sentimento globale tra, come dire, la vicinanza umana e solidaristica e la paura, no? Esatto. Che da situazioni che non conosciamo possono derivare delle tragedie per l'umanità. Io le volevo fare una domanda sulle donne afghane, però lei ci è andata sulla questione americana. Fanno oggi davvero impressione le immagini e le fotografie che abbiamo visto al confine tra Messico e America di questi migranti che non vengono lasciati in acqua, non riescono a passare, anzi vengono respinti. Con la frusta. Sì, e allora però che come ci dobbiamo porre di fronte a queste immagini? Cerchiamo significati.
come tutti noi stiamo cercando dei significati e delle soluzioni. Io abito a Los Angeles, quindi è una realtà molto vicina a noi, quella del confine con sì, il Messico. Certamente. Vedere queste realtà è allucinante e sapere che sono parte della nostra, della tessitura della nostra vita naturale. La metà dei messicani che occupano la California sono probabilmente considerati illegali, ma malgrado ciò occupano tutte le posizioni lavorative che noi civili americani magari non vogliamo occupare. Quindi dov'è lo spaccato fra quello che è la sicurezza, la civiltà umana e anche sicuramente i diritti dei governi di mettere dei palinsesti, di mettere un equilibrio a quello che è l'immigrazione illegale? Credo che ad oggi sia il problema più importante ed è una delle ragioni infatti che, per cui sono diventata... Da dover affrontare, non risolvere, affrontare. Affrontare, prendere consapevolezza e farne qualcosa, ed è la ragione che mi ha portato a diventare ambasciatrice globale di Joblio, infatti, proprio per... creare, usare quello che è la mia voce, che sicuramente è più forte a livello mediatico di altri, e creare invece una situazione di soluzioni. Grazie davvero per essere stata con noi. Adesso è arrivato il momento del TG1.